Buonasera a tutti, spettatori appassionati, sta per iniziare il match tra il Roma Gruppo Immobiliare in maglia gialla e il Bayern Monaco invece in maglia rossa, partita valevole per la Magnum Cup qui al Circolo Andrea Doria. Si comincia, saranno giocati due tempi da 25 minuti ciascuno. Si prosegue con il Gruppo Immobiliare che gestisce sempre Cocco, che tocca su Topa, la palla quindi subito su, spera che arriva a centrocampo, può continuare il palleggio con Palombi, servito ancora Topa. E quindi Palombi da uno sguardo ai movimenti e al posizionamento dei compagni parte la conclusione. Cesarini ci arriva, primo pericolo del match. Bayern Monaco in possesso del pallone, Proietti, il tocco subito al centro, si muove proprio sulla sfera, va a calciare, bravo Barozzi che devia. Rimessa laterale, Bayern Monaco che mette giù, quindi si gioca con Scilla e va a largo De Pascalis, non può far altro che andare lungo, Frollini gestisce bene, ancora possesso Bayern con la palla larga in zona Scilla che calcia, palla che rimane lì, poi la seconda conclusione è murata, esce ancora Barozzi, il tocco è largo per Proietti che riesce a tenere in campo e quindi riparte il cross sul secondo, Frollini non può arrivare, RG che chiude con Cocco che va direttamente da Barozzi, la palla quindi è su Proietti, con l'aiuto del compagno la mette giù, il tocco poi è largo, Scilla arriva sul pallone, cerca quindi i movimenti al centro, si muove proprio sul limite, la conclusione sfila a fianco al palo, centimetri dal vantaggio. Ci siamo, sta per ricominciare la seconda frazione di gara che di fatto inizia adesso tra il Gruppo Immobiliare di Roma e il Bayern Monaco, fin qui il punteggio è 0-0, partita piuttosto equilibrata, anche piuttosto chiusa, protagoniste le due difese, e allora servirà il secondo tempo per andare a decidere quale delle due riuscirà ad uscire vincitrice dal campo. Tre cercava la porta e la palla non è uscita, e allora si gioca, la neve non conserva, è lui l'ultimo a toccare, invece no, è rimessa Bayern Monaco. Frollini va a conservare, prova a girarsi in mezzo a due, mantiene il possesso del pallone e va in porta e trova il gol dell'1-0. Di foga, di fisico, Frollini, numero 9 sulle spalle, il più azzeccato di tutti. 1-0 per il Bayern Monaco. Palla subito su Cesarini, la sfera che sfila, Frollini in anticipo, può andare di mancino, non tocca qui Probo. Palla che si perde quindi sul fondo, altra occasione per il Bayern Monaco. E prende la deviazione giusta, si prende più bianche. La rimessa laterale. Pallone ancora per Cerqua che va su come può. Topa, tocca e va a servire Palombi che poi scava in direzione di Cittadini. La palla subito al centro, l'appoggio per Del Monte che non calcia subito, vuole il destro! Palla che entra in porta ed è 1-1, pareggio del Gruppo Immobiliare, 1-1, ancora parità, ancora equilibrio. Secondo palla che arriva alla neve che di fatto quasi un intervento difensivo il suo, allora subito su, ancora Bayern Monaco con De Pascalis che riesce ad evitare l'intervento, appoggia quindi per Proietti, è lui che avanza, cerca di scavare su Scilla, esce Barozzi, la palla è per Frollini e qui salva sulla linea, se non ho visto male, Modugno, salvato il gol. Quindi per il Bayern di Monaco sul pallone si presenta Mancini, anche Manoni vicino a lui. Una delle ultime occasioni di questa partita, quando siamo sull'1-1, manca circa un minuto al termine. Arriva quindi il fischio del direttore di gara. Parte la conclusione, Barozzi è bravissimo, palla diretta sotto al 7, ci arriva l'estremo difensore e l'allontana in corner. Regia, allora si riparte con Sabatino fermato da Proietti, allora ancora in avanti il Bayern Monaco a cercare il vantaggio, palla che passa, c'è Scilla, Barozzi ancora, Frollini raccoglie, non calcia, va a puntare, fermato RG, Sabatino, il tocco è per Palombi, in avanti da Del Monte.
E quindi in appoggio arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, finisce il match, il punteggio è 1-1 tra le squadre in campo, parità e quindi pareggio